Ciao ragazzi, oggi siamo al Palataurus per decidere le sorti delle 6 squadre che parteciperanno alla Champions Dream League. Ciao a tutti e benvenuti alla Champions Dream League. Oggi siamo qui tutti uniti, letteralmente provenienti da ogni mondo, per uno scopo giustissimo. Sarà la donazione a un ente benefico, all'associazione Simoncelli. Per cui io ringrazio tutti voi di essere qui e direi che procediamo con la spiegazione delle regole. Il torneo è strutturato in 2 gironi da 3 squadre, partite di sola andata. Chi vince guadagnerà 3 punti, chi pareggerà soltanto 1 e chi sarà sconfitto invece nessuno. La prima classificata di ogni girone va direttamente in semifinale, mentre le seconde classificate giocheranno contro la terza classificata dell'altro girone per accedere alla semifinale. Siamo qui con il dottor Mauro, che è il sindaco di Lecco. Sì. Siamo super felici di essere qua e che lei sia venuto a trovarci. Beh, grazie a voi per l'invito. Io sono contento di aver ricevuto l'invito di un'organizzazione giovanissima che ha voluto fare un evento unico nella nostra città, cioè quello di mettere insieme la solidarietà, lo sport. Quindi come città di Lecco ci siamo sentiti di abbracciare virtualmente tutti quanti voi e tutti quanti i ragazzi, sia in campo sia sulle tribune, che oggi ospiteremo qui a Palataurus. E noi siamo felicissimi di essere qui perché è veramente una città stupenda. Fa piacere. Grazie mille. Ora vi elencherò le squadre che parteciperanno alla Champions Dream League. Partiamo con i Pirlas V, per procedere al GF, Roma, New Dreams Legend, Gemels e gli Elites. Non ci resta altro che lasciare il campo ai giocatori e che vinca il migliore. Siamo qui con Biondo della squadra della Roma. Allora, una domanda. Ultimamente si sente molto parlare di ragazze che ti dicono motivi per il quale tu dovresti fidanzarti con loro. Ribaltiamo un po' la frittata. Dacci tu 5 motivi per il quale una ragazza dovrebbe volersi fidanzare con te. Ci devi pensare? Non lo so. Non lo sai? Difficoltà, non so perché sei. Ti trovi davanti a te la ragazza wow, più wow che tu abbia mai conosciuto, la devi conquistare. Perché si dovrebbe fidanzare con Biondo? Le 5 cose sono tante da dire. Poi sembra che mi vanto, capito? Che sarebbe un po' un dare e avere da parte di entrambi. Cioè, non so che dirti come qualità. Vabbè, ci sta, grazie mille. Benvenuti a tutti da Pierino dei Pirlas V alla Champions Dream League, la prima edizione del torneo solidale più mozzafiato d'Italia. Roma e GF saranno i primi protagonisti della prima partita della Champions Dream League by New Dreams. Il calcio d'inizio di questa esagonale verrà dato da Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco. Ringraziamo Giulia Salemi per la conduzione e tutte le nostre inviate speciali a bordo campo, Valentina Clerici, Miriam Sava, Brisida e Nicky Passerella, che seguiranno con noi tutta la Champions Dream League. Sta per cominciare la prima partita inaugurale di questo torneo, il calcio d'inizio lo darà proprio lui, il sindaco di Lecco. Attenzione arbitro, fischia l'inizio della partita e allora si comincia. Possesso in favore dei rossobianchi, che amministrano dal basso l'azione con i senatori, Mazzei Morellato in campo fin dall'inizio. Occhio allora, percussione interessante sul lato sinistro di Marconi, che salta sia Galante che Costantino, mettendo un pallone teso al centro nell'area di rigore, ben intercettato da Nobert. E allora attenzione, portiere rilancia subito la palla, ma Biondo intercetta il rinvio. E allora attenzione, prima occasione pericolosa della partita al primo minuto di gioco. Occhio allora, Marconi intercetta il pallone, serve Biondo, attenzione, provano l'1-2, ma l'azione non si concretizza. Occhio Gianluca, che prova a innescare Gianmaria, ma la palla viene intercettata dal portiere. Nulla da fare per i bianchi. Occhio allora, pallone per Matteo Diamanti, che non si intende però con Costantino. Palla fuori. Occhio allora, sulla fascia la squadra dei bianchi che prova a penetrare. Dice di no Mazzei, attenzione, provano a ripartire. Si incartano un po'. Palla allora al difensore, che prova a spazzare la palla, però intercettata da Costantino. Attenzione, carica al destro, tiro da fuori, murato da Mazzei, che si immola per difendere la sua squadra. Attenzione allora, lancio lungo di Morellato. Attenzione, Pancaro sbaglia. Allora Marconi da solo, è a porta vuota e la butta dentro. 1-0 per la Roma, calcio a 5 che si porta in vantaggio. Gol pesantissimo, da sottolineare il lancio di Morellato alla Bonucci. Mamma mia, come trova Federico Marconi, che manda in vantaggio la sua squadra.
Attenzione però, perché Fabio Galante sta protestando con Arbitrino, probabilmente per un intervento pericoloso sui danni del portiere. Ma secondo Arbitrino non c'è nulla, per cui si può ricominciare con questo, con questa ripresa della partita. Ok, allora ripartono i bianchi. Tiro murato, rimessa laterale. Occhio, attenzione, dall'altra parte. Chiede palla proprio lui, Pancaro, Giuseppe Pancaro, attenzione. Dribbla Franceschini, prova a tirare, palla fuori. Attenzione, palla intercettata da Mazzei che prova a correre. Occhio Mazzei, Mazzei fermato però da Giuseppe Pancaro che dà la palla al suo portiere. Possono quindi ripartire i bianchi. Mamma mia, che amministratore, che amministrazione da parte di Giuseppe Pancaro. Allora attenzione, Franceschini prende il pallone di punta, si fa intercettare, prova di nuovo il tiro, ma Nobel blocca il pallone, palla al portiere. Attenzione, provano i bianchi l'ultimo assalto. Palla però intercettata da parte di Rossi che possono chiudere la partita con Morellato servito. Attenzione, prova il tiro, parata, calcio d'angolo, mamma mia. Ripartono i bianchi allora con Pancaro. Attenzione, questo sarà probabilmente l'ultimo assalto della partita. I rossi devono stare attenti a non subire gol. Rilancio di Diamante, attenzione, stop molto impacciato. Occhio Mazzei che intercetta il pallone, non riesce a concludere. Pancaro contro Mazzei, Mazzei intercetta ancora, che lottatore, mamma mia. Probabilmente subisce fallo, ma l'arbitro dice di no, allora occhio. Ultimo attacco da parte dei bianchi, attenzione. Costa Curta si appoggia dietro. Attenzione, Basciano ancora per Costa Curta. Colpo di tacco, finisce qui la partita. Nulla da fare per i bianchi. E allora vince la Roma, calcio a 5, 1-0. Grandissimo gol di Federico Marconi, pennellato da Patrizio Morellato. E ora andiamo alla prossima partita. Rebecca Asia, non c'è neanche da chiedervi. Secondo voi quali sono le squadre che preferite? Perché ormai, cioè, si capisce dalla maglietta. Me l'ha rubata. Chi è che te l'ha rubata? Un giocatore, però giustamente dovevo usarla per giocare, quindi. Ah, cavolo. Super top. Sta Roma. Super iper top. Andiamo ragazzi, andiamo a intervistare altre persone. Andiamo dal Diamantone. È stanco? Ma andiamoci dal voi innanzitutto. No, scherzo. Siete stanchi? Siamo tutti stanchi. Sì, allora, voi miei. No, sono stanco. Sono stanco per una certa età. No, stavo facendo un po' di stretching perché mi tirava. Mi tira un po' tutto in questo momento. Però. Abbiamo un infortunato. Sono infortunato d'amore. Fortunato d'amore anche. Anche tu? No, io no. Scherzo. Siamo tutti veramente competitivi, nonostante tutto. Siamo qua per vincere e non per perdere. E si sente da tutte le squadre questa frase. Giocatori, si mangia durante le partite? Non vi rimane sullo stomaco poi? Non mi interessa, faccio gol comunque, guarda. Questa è la nostra... Adesso che te la sei gufata, lo vogliamo vedere questo gol. Questa è la nostra carica. Dammi un pezzettino, sì. Ok, va bene ragazzi. Champions Dream League, siamo qui a sostegno della Fondazione Simoncelli. Presentiamo il coach dei Pirla SV, ovvero Brocchi. Siamo qui, il nostro top player Samu si sta preparando, i nostri giocatori stanno riscaldando, intanto siamo scesi noi. Qualche consiglio pre-match per questo torneo per portarcela a casa? Ma io il consiglio proprio più base, no? È quello di essere una squadra unita, un bel gruppo forte che gioca l'uno per l'altro, amicizia, collaborazione e spirito di sacrificio. Ok, no alle giocate dei singoli, gioco di squadra. No, le giocate dei singoli ci stanno, okay. Però alla base ci deve essere un gioco di squadra che sicuramente porta poi anche il singolo a mettersi in risalto. Molto bene, perché abbiamo molti singoli molto forti, quindi cerchiamo di unire tutto insieme e vediamo cosa salterà fuori. Forza! Ben ritrovati a tutti dalla Champions Dream League per il commento di questa grande seconda partita. Appunto in questo match si scontreranno i The Gemel, la squadra sulla nostra sinistra di colore verde, contro i Pirla SV, il team di colore nero che si trova sulla nostra destra. Le formazioni le leggiamo immediatamente. Ista Keeper tra i pali, un esordio importante nella formazione dei The Gemel, Isabo, Nick Pirlo, La Presa e Marco Munda. Che vedranno schierare invece la formazione dei Pirla SV con Isaac tra i pali, Gunther, Off Samuel, MC Douglas, Gnabry e Pierino. La partita sta per iniziare, Pierino darà il calcio d'inizio di questo secondo match, Arbitrino chiede ai portieri rispettivamente per le due squadre se è tutto ok. Inizia ora la seconda partita della Champions Dream League, inizia con un possesso palla da parte dei Pirla SV che cercano di amministrare subito sin dall'inizio questa partita. Vediamo appunto William La Presa che recupera un pallone importante, calcia, ahimè, fuori. Era una bella occasione questa per i The Gemel, perché con intelligenza William aveva capito il retropassaggio di MC Douglas e aveva intercettato questo pallone. Una partita che già da subito ci fa capire di che carattere sono fatte le due squadre.
vediamo i Pirla Svu che dall'inizio, come ci immaginavamo, provano ad amministrare, e invece dei Gemel che sono attenti per ogni tipo di ripartenza. Un bellissimo 1-2 che innesca Gnabry, che viene fermato con possenza da Isabo, che ci fa capire subito di che pasta è fatta la difesa dei De Gemel. Intanto Isabo per Insta Keeper, esordio importantissimo questo per il portiere dei De Gemel, veramente fenomenale. Intanto Gunther calcia di sinistro a incrociare proprio Insta Keeper, fa una parata bellissima mettendo la palla in fallo laterale, prima grande occasione da parte di Pirla Svu in questo secondo match. I Pirla Svu rimangono in fase d'attacco, batterà a puntarsi Douglas, vediamo se ci sarà un movimento in mezzo, si propone Gunther, la palla invece arriva a Samuel che probabilmente calcia, invece no, una doppia finta, perde la palla, arriva William alla presa dalla tre quarti di puntone, cerca di cogliere impreparato da Tizzy, e abbiamo visto come le ripartenze da parte dei De Gemel possano instaurare delle pericolosità nei confronti dei Pirla Svu. Intanto off Samuel, un passaggio che finisce casualmente a Gunther che si libera bene, ancora la presa, stavolta recupera un pallone interessante, prova ancora una volta una conclusione, sarebbe finita negli spacchi della porta, ma si immola perfettamente off Samuel. Ancora i Pirla Svu dal basso che provano ad amministrare proprio con Pierino, che gioca un po' più basso probabilmente di quanto ci saremmo aspettati in questo match. Off Samuel, giro palla continuativo da parte dei Pirla Svu, la presa ancora una volta, recupera palla però rischia dopo di riperderla. Intanto Isabo per Nick Pirlo che cerca di entrare in partita. Ora MC Douglas lascia rimbalzare la palla, calcia però alle stelle, non trova la coordinazione giusta per tenere la palla bassa, aveva il corpo troppo sbilanciato all'indietro nel momento del tiro. Intanto Nick Pirlo cerca un bel passaggio per Munda, ma viene fermato con professionalità da parte del pallone d'oro di YouTube Italia, che ne esce benissimo. Ora innesca Gunther che calcia di destro, ancora Insta Keeper gli dice di no, una ripartenza fenomenale appunto da parte di Off Samuel, che cerca Gunther che per la seconda volta in un'azione similissima alla precedente cerca il palo lontano. Ancora una volta Gunther prende la mira, questa volta calcia più forte di prima ma di poco sopra la traversa. Terza grande occasione, se non quarta, da parte di Pirla Svu. I De Gemel cercano di rimanere lì compatti col baricentro basso, sfruttando la velocità di William, sfruttando la tecnica di Nick Pirlo nelle ripartenze, ma c'è bisogno di qualcosa in più per trovare un pareggio o una vittoria in questa partita. Sicuramente Insta Keeper e William alla presa sono determinanti in questo momento. Ora calcia Pierino, di poco fuori. Si prova a fare vedere anche il numero 99 dei Pirla Svu, il capitano, nonché anche il telecronista della prima gara di questa Champions Dream League. Ora Nick Pirlo, salta MC Douglas, perde una palla importantissima, MC Douglas poteva cercare la conclusione, ha perso l'attimo vincente. Ora il numero 16 dei Pirla Svu, gira dietro per Off Samuel che calcia, e anche lui di poco sopra la traversa, anche se era pronto Insta Keeper. Quinto tiro, dove perlomeno si rischia di andare in svantaggio per i De Gemel. Ora Imunda recupera una palla importante, cercano la presa. William per poco non finisce su questo passaggio filtrante che poteva essere una buona occasione. Sempre pronto William nelle ripartenze, ma Off Samuel rimane basso perché non vuole concedere nulla ai De Gemel. Intanto Gnabry si intestardisce in delle giocate complicate. Lo stesso fa la presa, che perde il pallone con Pierino, ma guadagnano i De Gemel una rimessa che si può dire importante per come si sta mettendo il match. Hanno bisogno di rifiatare, infatti vediamo Niki Passerella, vediamo le Gemel come danno consigli ai propri atleti, vediamo lo stesso fare da Christian Brocchi e da Omiatol, che sono appunto i mister di questo match dei Pirla Svu. Intanto William ancora una volta prova un tiro, stavolta pretende un po' troppo, tiro che va oltre le stelle. Off Samuel è pronta alla battuta, solamente William alla presa sarà in barriera per i De Gemel. Vediamo come sfrutteranno questa occasione, la sfruttano con un calcio piazzato, una sponda però Samuel per Gnabry che libera un destro un po' pretenzioso che finisce dall'altra parte del Palataurus, ed è l'occasione per fischiare, per far finire questo match, qualità di 0-0. Ne abbiamo viste tante di occasioni da parte di Pirla Svu, da parte dei De Gemel.
Sicuramente i Pirlas VU meritavano qualcosa in più, ma hanno anche probabilmente qualcosa da rimpiangere. Tante occasioni sprecate, tante bellissime parate di Instakeeper. Vi lasciamo a bordo campo con le nostre giornaliste per tutti gli approfondimenti del fine match e vi passiamo appunto alle nostre giornaliste a fine partita. Siamo qua con Isabo e come ti è sembrata la partita? Beh, abbastanza difficile, però diciamo che abbiamo tenuto, abbiamo un problemino in attacco, ma tutto si può risolvere, ce la faremo, ci vediamo alla prossima. Va bene, buona fortuna allora. Ragazzi, hanno appena giocato The Gemels e Pirlas VU, com'è andata la partita? Come bene, vi è sembrata? Partita secco di gol, 8 minuti sono ben pochi per poter trafiggere l'avversario, però ci siamo divertiti, spazi molto stretti, nella prossima faremo di meglio. No, sì, come dice il mio collega Pierino, 8 minuti sono pochi, però dai, è stata abbastanza combattuta, un 50-50, pareggio meritato. Vabbè, bravi, siete stati selezionati come gli MVP della partita, quindi lunga e molto intensa, devo dire. Grazie per aver seguito il video, lasciate un like, seguiteci e non aspettate troppo tempo per nuove partite, perché ne arriveranno presto. Grazie.